Buongiorno, buongiorno a Ciao, tutti, grazie per Marco. l'introduzione. Ciao, buongiorno. Marco? Sì? Ah, ciao, sì, scusami, c'era un po' di ritardo, Miriam. Ciao, piacere di vederti. Allora, intanto sono contentissimo di essere qui. Poi chiedo scusa se sentirete dei rumori, ma mi sono trasferito in casa nuova e proprio in questo momento stanno montando il letto nuovo, per cui perfetto, alla grande come tempi. Allora, sono molto contento di essere qui. Io nel raccontare, come dire, come noi come agenzia stiamo vivendo lo smart working, ho pensato che non ci potesse essere cosa migliore nel raccontare quello che abbiamo fatto e anche quello che ci sta dando un po' da fare, perché ovviamente non abbiamo le risposte a tutte le domande. Do un pizzico di contesto, perché tantissimi di voi sicuramente non mi conosceranno. Io sono Marco Zero, sono responsabile marketing e comunicazione di Moka, che è un'agenzia nata a Treviso nel 2004 che si occupa di marketing digitale. Vi do anche un po' il contesto di come noi lavoravamo, perché io poi anche credo che ognuno costruisca delle soluzioni rispetto anche al proprio punto di partenza. Moka è una realtà molto, molto leggera, a noi bastano una connessione internet e un computer, per cui eravamo già molto ben predisposti verso il tema del lavoro da remoto, quindi non tanto lo smart working, ma il remote working. Abbiamo adottato da un sacco di anni strumenti di collaborazione, abbiamo comunque sempre avuto dei principi di delega e di responsabilizzazione molto, molto maturi, secondo me, molto evoluti, e di conseguenza per noi è diventato, cioè, e facevamo anche smart working fino a un massimo di remote working, fino a un massimo di 3 giorni alla settimana, tipo da 5 anni. Quindi, insomma, quando è successo il lockdown, nel tempo di una mail, noi abbiamo trasformato quel 3 in un 5 e praticamente non abbiamo avuto grossi, grossi scossoni. Questo era un po' lo scenario. Vi voglio raccontare cosa abbiamo già fatto. Perché secondo me ci possono essere degli spunti utili, non è tutta farina del nostro sacco, anche noi abbiamo cercato di leggere quante più cose possibili, prendere un po' di ispirazione. Ho qui l'elenco, non sono tantissime, ma ho l'elenco scritto perché non me le voglio dimenticare. Allora, noi abbiamo un welcome kit per i nuovi colleghi, che era molto pensato ai viaggi all'estero, perché noi crediamo molto nella formazione, quindi c'era l'adattatore, ad esempio, per attaccare i device su prese di corrente non europee, piuttosto che i caricabatterie per la partecipazione a conference. Non abbiamo ancora completato come dire, l'evoluzione di questo welcome kit, però l'intento è di metterci dentro, ad esempio, sedie ergonomiche, perché molto spesso a casa i miei colleghi non ce le hanno, alzate per il computer, per i portatili, perché noi abbiamo solo laptop, e anche già nel computer che andiamo in dotazione, installare dei software, come dire, che decidiamo arbitrariamente noi, che non si possono toccare, che in qualche maniera impongono dei break, per cui dopo un tot lo schermo si annerisce e tu, come dire, ti devi alzare, fondamentalmente. Questa è una cosa. La seconda cosa è abbiamo creato quelle che si chiamano emergency window, ovvero ci sono dei momenti codificati a calendario dove i colleghi con più esperienza danno supporto, lavorativamente parlando, ai colleghi più giovani. E quindi magari non è tanto sul singolo task, sulla singola difficoltà, ma è proprio sulla gestione delle priorità, la gestione del tempo, la gestione delle call, perché tutti i calendari dei miei colleghi adesso sono pieni zeppi di call che si susseguono. Senza alcun significato, ma una dietro l'altra, perché io non la giustifico molto come cosa. Abbiamo adottato una piattaforma francese che si chiama Random Coffee e che suggerisce di fare dei caffè randomici con i colleghi. Funziona così: il venerdì arriva una mail, ti chiede se sei dentro o se sei fuori, perché magari la settimana successiva sei in vacanza, non puoi, bla bla bla. Durante il weekend un algoritmo molto semplice in realtà favorisce il match tra due colleghi. Il lunedì mattina arriva una mail dove c'è scritto: Marco, Miriam, prendeteli un caffè. A quel punto i due colleghi si organizzano il calendario. L'unico diktat, diciamo, che chiediamo, perché poi non è che abbiamo il controllo su questa cosa, è che in quei 15-30 minuti non si parli di lavoro.
diventerebbe un fallimento per noi se quei 15-30 minuti fossero dedicati anch'essi al lavoro. Poi i colleghi, questa è una cosa che è nata dal basso, perché i colleghi si mancano tra di loro, hanno creato dei momenti nel rispetto delle distanze, della capienza massima del nostro ufficio. Noi siamo in 50, ma la capienza oggi è ridotta a 21 persone. Quindi nel rispetto di queste attenzioni qui, il venerdì sera dopo l'ufficio, io non bevo vino, ma so che comprano insieme delle bottiglie di vino da tannico il lunedì e se le assaggiano, se le gustano il venerdì sera, perdendosi in chiacchiere perché sentono l'esigenza di comunque di stare assieme anche oltre lo schermo. Considerate che noi veniamo chiaramente da una situazione dove i miei colleghi stavano insieme tutto il giorno, tutti i giorni, quindi era quello lo stato di partenza. Abbiamo aumentato, oltre ad aver adottato la formula ibrida, abbiamo aumentato il numero delle plenarie, quindi situazioni dove chi guida l'azienda racconta anche aspetti economico-finanziari a tutti quanti, e li abbiamo aumentati, ne facciamo 4 all'anno adesso, affinché tutti sappiano di più e meglio dove e come sta andando la barca. In Mocha è spuntata una sorta di suggestion box, una cassetta della posta, perché diciamo che chi guida l'azienda, quindi il sottoscritto, il mio ex socio, non abbiamo la presunzione di avere le risposte a tutto. E di conseguenza ci siamo messi ancora più all'ascolto, creando proprio una cassetta fisica dove i colleghi possono dare delle suggestioni. Abbiamo iniziato da 2 settimane delle sessioni di respirazione controllata, che è un pezzo di mindfulness, non è tutta quella disciplina lì. C'è una nostra collega, Giulia, che si occupa di persone e di cultura aziendale, che durante la pausa pranzo, siccome lei ha questo tipo di conoscenza, ci introduce a questo tipo di pratica, dove chiaramente l'intento è, almeno in prima istanza, riconoscere e gestire l'ansia. E ci sono dei colleghi che hanno restituito dei feedback veramente emozionanti, perché hanno trovato giovamento ed erano entusiasti anche solo dell'idea. Cioè, tutto Poi quello che noi freelance ci dobbiamo ricordare di fare, metterceli in to-do list, imporci, organizzare, cioè voi come Moca lo organizzate per i vostri dipendenti. noi lo organizziamo, sì, esatto. Quindi vi dobbiamo Poi clonare. Poi noi abbiamo un processo di onboarding a cui teniamo veramente tantissimo. Nelle prime 2 settimane c'è un flusso automatico di email che fondamentalmente ti fa capire dove sei arrivato o arrivata e a cosa prestiamo attenzione noi. C'era un piccolo difetto, era da Moca verso il nuovo collega o la nuova collega. Abbiamo aggiunto un pezzo, ovvero che il o la nuova collega in un momento su Zoom faccia lei una presentazione di se stessa o lui di se stesso, in cui risponde un po' delle domande divertenti, ma l'obiettivo è rompere il ghiaccio anche da quella parte lì. Poi abbiamo intensificato i confronti con altri dipartimenti HR, quindi ad esempio con The Bending Spoon, piuttosto che Automatic, che loro sono già un'azienda liquida. Abbiamo Giulia, la nostra persona che si occupa di persone, è entrata in un gruppo su WhatsApp dove ci sono colleghi che si occupano di risorse umane, dove l'obiettivo è proprio autocontaminarsi per avere stimoli, capire cosa si può fare, cosa no. E naturalmente abbiamo intensificato e spostato il budget, diciamo, di formazione sulle hard skill, l'abbiamo in parte virato sulle soft skill, facendo corsi di gestione del tempo, rifacendo in realtà, perché è una cosa ciclica, corsi di gestione del tempo, di assegnazione delle priorità. Questo è quello che abbiamo fatto. Non è tutto, ma è la roba un po' più grossa. Poi, per chiudere, volevo condividere invece 3 aspetti che ci stanno dando da fare, che noi riteniamo importanti, ma che non abbiamo ancora trovato una grossa soluzione. La prima è il ruolo dell'ufficio. Noi siamo in affitto, non è nostro, resta un asset. Per chi non l'ha mai visto, ve lo posso garantire, è un ufficio fichissimo, dove i ragazzi stanno bene, hanno voglia di stare, non li vogliamo obbligare, noi abbracciamo da una vita il remote working, ma sta di fatto che è un asset che abbiamo e qualche collega lo ritiene ancora il miglior posto dove lavorare. Quindi non possiamo semplicemente abbandonarlo, vogliamo capire come magari farlo diventare una piattaforma affinché
non solo i colleghi diano il loro tempo all'ufficio e all'azienda, come succede tradizionalmente, ma anche trovare una maniera affinché l'ufficio restituisca dei contenuti che magari non hanno nulla a che fare con il lavoro, invitando ospiti. Questa è una cosa da costruire. Il secondo punto è il mercato del lavoro, nel senso che vi faccio un esempio: un mio ex collega che abita a Rovigo oggi lavora per un'azienda londinese nel settore finance da Rovigo. Questo ovviamente per noi è una minaccia. Esattamente come una minaccia è che il pacchetto di benefit e di attenzioni che noi abbiamo pensato per i nostri colleghi, se una volta era wow, perché abbiamo comunque una flessibilità oraria di più o meno un'ora sull'ingresso, non abbiamo mai avuto cartellini da timbrare, c'è questa cosa del remote working, per cui tutto molto bello, diciamo, però verso i nuovi candidati e le nuove candidate questa cosa ha meno appeal, perché non è più innovativo. Proporre il remote working, ormai i nuovi candidati si aspettano che tutti lo facciano. Quindi questo ci obbliga, ci spinge a dover pensare a delle nuove offerte, per attrarre, talenti e tenerceli in moca. E poi chiudo con la cosa a cui tengo di più perché, è quella dove mi sento più responsabilità in quanto titolare, ed è questa. Prima Ivana diceva. Ed è vero perché mi confronto con amici che non lavorano in Moca, ma che lavorano in altre aziende, le persone a casa lavorano di più. E un giorno sono inciampato su una newsletter che diceva: le persone lavorano a casa di più anche perché spesso non hanno niente di più importante da fare. Il lavoro ha una maledetta capacità, ha un maledetto talento di sovrascrivere le priorità. Per cui se ho un task, ma sono le 18:01 e quel task è molto urgente, è molto più facile, ahimè, rinunciare a una parentesi di vita personale a favore di quel task che in realtà potrebbe essere portato a completamento anche la mattina dopo. E questo perché siamo devoti al cliente, perché il cliente comunque è un'entità molto importante. Allora, quello che stiamo facendo, è questo. Ci vogliamo prendere l'onere di, adesso la dico suona esagerata, però il succo è quello, organizzare noi come azienda il tempo personale dei colleghi, cioè dove il collega non ce la fa ed è succube del lavoro e quindi non riesce a dedicare tempo a se stesso o a se stessa, ci pensiamo noi, vogliamo pensarci noi. Quindi stiamo pensando ad esempio di organizzare delle competition di running per cui devi correre almeno X alla settimana. E questo implica che non lo puoi fare durante l'ora di ufficio, e quindi io ti ho opzionato del tempo libero, piuttosto che tutto il tema del fake commuting, o anche il fatto, ad esempio, di vedere e commentare dei film o delle serie TV assieme. Non importa che tutti e 50 aderiscano, se noi riusciamo comunque a tutelare il tempo personale di qualcuno dei nostri colleghi, che magari è giovane, ed è succube di queste dinamiche lavorative e non ce la fa, ma alla lunga la soffre questa cosa, allora ci sentiamo noi in carico di provare a tutelare la sfera personale senza voler invadere. Deve essere comunque una cosa giocosa, divertente, leggera, non obbligatoria. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo fatto, quello che ci sta dando un po' da fare. E quindi avrei concluso. È tanta roba. Di là nella chat la gente diceva che adesso ci dobbiamo mandare in mondovisione, così vediamo se un altro po' di aziende capiscono che si può fare, incredibile. Siete decisamente una best practice, Marco. Cioè, oltre, nel senso, non lo so quante altre realtà, anche in settori innovativi, no? Come quello di Moca, insomma, non abbiano delle pratiche così interessanti. D'altra parte, quello che dicevi, che c'è anche un diverso mondo del lavoro, quindi cambia anche il livello di competizione per le risorse più valide, porta, no, a dover migliorare Sì, anche guarda, come fase. io credo due cose e poi non voglio rubare tempo a nessun altro. Io credo che il lavoro sia una grandissima opportunità per trasferire dei lavori che abbiano un impatto poi sulla vita vera. Quindi io sono un privilegiato perché mi sveglio la mattina e ho proprio voglia di andare a lavorare.
vuol dire che il lavoro mi sta dando delle condizioni favorevoli per vivere bene e non vedo perché le cose debbano andare invece in antitesi. Quindi questa è una cosa. E la seconda cosa che spiega un po' il nostro focus sulle persone è che io e il mio socio Marco Bianchi diciamo sempre: Moca non possiede i computer perché ce li abbiamo a noleggio, Moca non possiede l'ufficio perché siamo in affitto, Moca ha, anzi, Moca è le persone che compongono l'organizzazione, per cui per me è abbastanza logico destinare tutte queste energie, questi soldi verso le persone che rappresentano Moca, perché se Moca cresce lo può fare solo tramite la crescita delle persone, per cui, come dire, è facile, non ho altre carte su cui giocare, insomma. Fantastico, nel frattempo abbiamo perso Alessandra, beh, vediamo se rientra. Ho una domandina veloce, veloce da farti. Cioè, abbiamo lavorato, anche io ho lavorato in agenzia, e una delle cose più belle dell'agenzia è il senso di appartenenza, no? Che forse è una delle poche cose che da freelance, come dire, ti senti un po' più libero davvero nel mondo, però non hai... Te la devi ricostruire la tua rete, mentre lavorando in agenzia, specialmente immagino per le persone che sono all'inizio del loro percorso di carriera, è bello avere attorno il branco, no? C'è cioè qualcuno con cui ti senti di condividere dei valori, degli obiettivi, e mi sono immaginata poi che cosa, come diventa questa cosa gestita a distanza, in cui magari chi è appena entrato e ha la sua prima esperienza, un po' si trova dentro a casa sua, invece che essere in un posto in cui vede succedere delle cose e impara anche copiando, è un po' questo il tema. Che Eh cosa, sì, come si fa? Mi sono chiesta come si fa? Non lo so, cosa stiamo facendo noi? Allora, chiaramente cerchiamo di intensificare le situazioni dove chi è nuovo in Moca può partecipare anche solo come uditore o uditrice. Quindi, come dire, inondare i primi giorni, far sì che Moca inondi i primi giorni il tempo dei nuovi colleghi. Abbiamo comunque il welcome kit, che è un pizzico di fisicità, poco poco, ma un po' te la dà. Che altro? Abbiamo chiesto a dei colleghi un po' più senior, se se la sentivano, di fare da mentor verso i Bello. colleghi più giovani. Diciamo che secondo me, io credo questo. Mi aspetto che in aziende piccole, in realtà piccole, i valori vengano dall'alto. Ma io credo che la chiave di, quindi i fondatori, no? Credo che la chiave sia di coinvolgere poi un altro strato di collaboratori, di colleghi, che possano assimilare i valori dei fondatori, amplificarli e renderli più presenti ogni giorno, perché io e Marco non ce la facciamo più a essere nella quotidianità di tutti quanti i nostri colleghi, però abbiamo dei colleghi più anziani che lavorano con noi da tanto, che hanno assolutamente sotto la pelle, hanno i nostri valori, ce l'hanno nel DNA. E quindi noi, tramite l'esempio, continuando ad essere molto costanti su questi valori, abbiamo insegnato ai nostri colleghi più anziani che ci crediamo a questa cosa, che ha senso, che funziona, e loro per osmosi stanno amplificando questa cosa. Ecco, questo diventa più potente, è un cannone più potente, e penso che non sia la risposta, ma che sia un pezzo del puzzle per far vedere, per chi arriva da poco, che dovunque ti giri, con chiunque collega tu stia parlando, cavolo, sembrano fatti con lo stampino. Sembrano, adesso non voglio togliere la diversità, chiaramente, da questa No, però cosa, chiaro, ci sono valori però condivisi. Ok, esatto, ci sono valori grazie condivisi. Marco. Grazie a Super, tutti, grazie eh. davvero tanto. Ci siamo presi qualche minuto in più, ma ne valeva assolutamente la pena. Grazie Marco.